formale. Dico però due parole introduttive, certamente ringraziando il dottor Cavaleri e la dottoressa Balletta, poi magari Piero se vuole aggiungere anche lei qualcosa, per questo tipo di iniziative che caratterizzano periodicamente la vita della Juve, magari su questo vi dirà poi un saluto anche il dottor Cavaleri. Però volevo un pochino contestualizzare il tema, perché quando con l'editore Guerini abbiamo messo in cantiere un altro lavoro, che è un libro sulle start-up generate da docenti, scritto da docenti e generate da studenti della LUC, hanno detto ma stiamo lavorando anche su questo libro, e io ho detto ma sarebbe bello confrontarci in LUC sui contenuti di questo libro che stava uscendo, no? Su uomini e macchine in questa rivoluzione cosiddetta industriale. In questi mesi poi noi stiamo continuando a lavorare su questo tema, chiamiamolo della fabbrica intelligente, e allora io, un po' perché così riciclo una cosa che ho già fatto in settimana, però vi trasmetto un po' la preoccupazione istituzionale che ho, e mi permetto di farlo, qua ci sono anche i giovani che conoscono bene lo Spritz, credo, giusto? Lo Spritz è fatto da? No. Aperol e Prosecco, ok. L'Aperol è della Campari, ok? Allora, il Luca Garavoglia, presidente di Campari, è venuto qui l'altro giorno a raccontare la sua storia e per una serie di circostanze favorevoli, fortunate probabilmente, è stato mio studente nel 93-94 in Bocconi e aveva fatto una tesi sul settore dell'azienda di famiglia. Dopo l'analisi della tesi, allora le tesi erano lunghe 350 pagine, adesso probabilmente per vincoli anche didattici sono scese a 50, 60, 70, forse anche meno, non è detto che non c'è una correlazione tra lunghezza e contenuti, ma probabilmente una qualche ipotesi potremmo anche formularla. Comunque, in coda a questo lavoro, lo studente, quindi 23-24enne, poi è diventato, diciamo, imprenditore di Campari. Campari fattura 1 miliardo e 500 milioni di euro e ha N marchi, se avete poi un momento di curiosità andate a vedere cosa hanno fatto. Hanno fatto 25 acquisizioni negli ultimi 20 anni, ok? Tra cui il Grand Marnier, mi pare, stiano chiudendo l'acquisizione di Grand Marnier. Poi questo ragazzo scriveva, dunque si può concludere, dopo un'analisi che aveva fatto, che l'esame del problema della dimensione ottimale, dimensione ottima, bisogna essere più grandi o più piccoli per competere, riferito al comparto delle bevande spiritose, che sono gli alcolici, condotto attraverso la griglia interpretativa suggerita da De Matè, che era un professore che aveva scritto un libro, un articolo, su quando la dimensione è importante per stare nei mercati, quanto bisogna essere grandi per stare sui mercati, non fa che convalidare quanto si era già avuto modo di affermare, ossia che la precedenza, ossia che la crescita dimensionale rappresenta per i gruppi operanti nel business degli spiriti più una stringente necessità di sopravvivenza che non un ambizioso programma di sviluppo. Quindi aveva forzato molto, bisogna crescere per stare in questo business. Qualche giorno fa Bombassei, che è il presidente, l'imprenditore della Brembo, la Brembo è un'azienda importante a livello mondiale che fa freni, per esempio i freni della Ferrari sono fatti con Brembo e altre cose. Qualche giorno fa affermava Bombassei, industria 4.0, strada obbligata di crescita, una grande opportunità anche per le nostre piccole imprese, noi sapete, i più giovani forse non sanno che il nostro paese è fatto di tantissime piccole e medie imprese, chi non si adegua sarà tagliato fuori dalla competizione. Allora io quando ho messo insieme queste due cose strane, una tesi di 20 anni fa e un'affermazione di un grande imprenditore di qualche giorno fa, mi sono detto, beh, però una nostra curiosità come università è quella di capire quando la fabbrica digitale conta, cioè quando bisogna davvero mettersi in questa prospettiva, perché magari è più importante invento per un'azienda grande e meno importante per un'azienda piccola, oppure è più importante per un'azienda della plastica e meno importante per un'azienda della macchina utensile, oppure è più importante per un'azienda che lavora in serie, fa tanti prodotti tutti uguali, meno importante per una che lavora su commessa. Mi sono posto, come dire, la curiosità legittima di un'università che arrivi, non dico a teorizzare ideologicamente, ma a sviluppare know-how attorno ai contesti applicativi che consentano di replicare, virgolette, N percorsi alla
Campari. Noi abbiamo bisogno che le nostre imprese crescano di dimensioni, ma non necessariamente, ma crescano anche come metodologie di lavoro. Io credo che di dibattito oggi su questi temi ce ne sia moltissimo, e mi fa piacere essere qua anche a confrontarci. Sono altrettanto, diciamo, timoroso che a terra si sia scaricato ancora poco. E una delle, diciamo, delle cose che un pochino mi rendono meno tranquillo è il fatto che facciamo fatica a parlare agli imprenditori. Gli imprenditori sono i decision makers di queste scelte di investimento e sono quelli che poi assumeranno un ingegnere, uno laureato in economia, un fisico che sappia fare queste cose qua. Allora, noi dobbiamo sviluppare know-how, secondo me, nella prospettiva del quando la fabbrica digitale conta. Io non sto dicendo che non conta, probabilmente dobbiamo capire quando conta di più e quando conta un po' di meno, ma soprattutto dobbiamo aiutare chi deve decidere degli investimenti da 100.000 euro, da 500.000 euro, da 1.000.000 di euro, a capire perché devono fare quegli investimenti lì. Questo è lo spirito con cui diciamo, abbiamo impostato le chiacchierate queste settimane tra colleghi, i tavoli di lavoro che abbiamo fatto anche qualche giorno fa con l'Unione Industriale di Varese, cioè stiamo lavorando, ci stiamo confrontando e mi fa piacere oggi arricchire di ulteriori spunti questa, diciamo, preoccupazione, questa, diciamo, domanda di ricerca istituzionale della LIUC, perché la LIUC ha attorno a questo tema uno dei suoi pilastri, credo, storici, ma anche di sviluppo futuro. Con questo spirito qua credo abbiamo oggi la possibilità di confrontarci, ecco, la metterei così. Poi Piero magari ci dice un pochino... Io sono solamente a passare la parola all'autore, perché noi in queste conversazioni parliamo di libri, o la settimana scorsa di una collezione di libri del professor Coda erano 2100, oggi parliamo la collezione della sua vita, naturalmente, del professore emerito Alin Bocconi. Oggi invece parliamo di un altro libro e lasciamo a questo punto la parola alla professoressa Mazzalli, docente di ingegneria del cinema al Politecnico di Torino, che comincia a introdurre il tema. Allora, in realtà ci siamo organizzate, diciamo, come vedete siamo due bifacce, questo libro è bifaccia, a due curatori, io che appunto insegno ingegneria del cinema e mezzi di comunicazione, sulla quale magari dopo spendiamo due parole, perché io ho sempre piacere ad avere di fronte un audience di studenti, perché sono certamente quella alla quale sono più avvezza io personalmente, ma l'altra faccia di questo libro è Annalisa Magone, che è presidente di Torino Nord Ovest, che ha gestito la ricerca e che invece ha come suo pubblico tipico le imprese. Quindi, diciamo, un tema come Industria 4.0 noi l'abbiamo affrontato unendo queste due fondamentali facce della questione, che sono ovviamente le imprese, i modelli organizzativi, l'innovazione, i modelli organizzativi, il lavoro, ma anche il tema della caduta di queste innovazioni dal punto di vista delle competenze, quindi in fondo della formazione. Ecco perché anche noi due rappresentiamo, come dire, incarniamo queste due esigenze e competenze per affrontare il tema nella, diciamo, da una prospettiva complessa, che era quella che volevamo mantenere, perché è un tema complesso che richiede un punto di vista complesso. Di solito però la presentazione del libro è molto più brava Annalisa a farla di me, quindi passo la parola ad Annalisa. La faccio io, buongiorno a tutti. Qui vi scompigliamo il palinsesto, ma speriamo di riuscire, oltre agli orari, ma speriamo di riuscire a dirvi delle cose interessanti. Dunque, come tutti sappiamo ormai benissimo, Industria 4.0 è una politica nazionale, un programma economico di sviluppo nazionale, quindi non, siccome se ne, di cui si parla finalmente molto anche nel nostro paese, se ne parla molto sulla stampa generalista, questo è stato, normalmente questo è una sfortuna, ma in questo particolare caso dal nostro punto di vista invece è una fortuna, perché diciamo così, affrontare questo genere di problemi sulla stampa e quindi renderlo accessibile ad un pubblico che non è un pubblico di addetti, cioè addetti del mondo della politica, delle istituzioni o dell'accademia, è fondamentale per costringere anche il nostro paese ad allinearci
agli standard non solo europei ma e non solo occidentali ormai, cioè costruire una politica per gestire questa trasformazione in atto, perché la trasformazione c'è, la trasformazione digitale, diciamo, il divenire intelligente delle produzioni è in atto a prescindere dall'industria 4.0, e particolarmente in atto ed è in atto sia nelle imprese di grandi o grandissime dimensioni, dove è semplicemente più vistoso, sia nelle imprese di dimensioni inferiori, anche piccolissime, perché è così contestualmente rispondo alla sollecitazione. Se c'è una cosa che i dispositivi, diciamo che il set di tecnologie abilitanti che costituiscono la base tecnologica, molto variegate, che costituiscono la base tecnologica di Industria 4.0 può fare, e che può rendere finalmente accessibile il digitale e quindi i modelli organizzativi e culturali che il digitale porta con sé anche ad imprese di piccole o piccolissime dimensioni. In qualche modo, lo dico non a caso, in un posto come questo, sapendo bene le cose di cui si occupa sul piano culturale, sul piano della relazione col tessuto produttivo, questo Ateneo, in qualche modo l'industria 4.0 o la Factory of the Future, come bisognerebbe in realtà chiamarla per usare un'espressione europea più neutra, è attrezzatura tecnologica che consente di realizzare l'organizzazione snella, perché mette in mano alle imprese che sono culturalmente portate per fare una riflessione organizzativa degli strumenti di facilitazione veramente eccezionali. Poi la natura di questi strumenti di facilitazione, di cui parlerà poi un momento, adesso io finisco tra un momento, parlerà un momento Tatiana Mazzali, è interessantissima, perché io mi permetto solo di dire una cosa, perché quello che sta capitando è una specie di capovolgimento culturale rispetto al rapporto fra la fabbrica e la società, o più in generale fra i luoghi di lavoro e la società, a cui il Novecento ci ha abituato. Cioè, noi siamo stati abituati a un rapporto fra la società e il lavoro e i luoghi della produzione, diciamo la fabbrica per usare una metafora semplice, in cui era la fabbrica con le sue esigenze a dare una forma alla società, a diciamo impegnare la società in modo da organizzarsi per consentirgli la produzione, per consentirgli di raggiungere i suoi obiettivi economici. Quello che sta succedendo adesso invece è che non è tanto l'industria che è diventata 4.0, ma è la società che è diventata 4.0 e gli strumenti, le tecnologie, soprattutto le tecnologie della comunicazione mediale che sono state sviluppate nella società, il tablet e lo smartphone ancora di più, lo smartphone sono proprio l'esempio plastico di questo, sono all'improvviso hanno trovato un impiego anche sui luoghi di lavoro. E quindi, diciamo così, i ponti che si gettano fra i due mondi diventano estremamente numerosi e molto percorribili, e assolutamente chiunque svolga una professione sa da molti anni che il confine di tempo fra il lavoro e il non lavoro, le ore lavorate e le ore non lavorate, è diventato molto poroso. Questo ha, diciamo, vantaggi e svantaggi nell'organizzazione personale del proprio progetto di vita, ha soprattutto dei vantaggi dal mio punto di vista, a dire la verità, ed è proprio una caratteristica della società, della professionalizzazione della società contemporanea. Quello che queste tecnologie, che l'industria 4.0 consentono, è di introdurre questi stessi elementi culturali che sono legati a una concezione del lavoro molto partecipativa rispetto ai progetti condivisi dalla comunità dei propri colleghi, dall'imprenditore, che sono sostanzialmente indicati da un imprenditore, meglio se intelligente e illuminato. Questi concetti di cooperazione rispetto al progetto e quindi di porosità delle parti della tua vita in cui lavori e le parti in cui non lavori si sono trasferiti anche in luoghi che non sono luoghi delle professioni, ma che sono per esempio luoghi del manufacturing, cioè luoghi delle fabbriche. Possiamo dire che se la fabbrica del Novecento chiedeva ai propri lavoratori, con questo intendo anche i blue collar, non semplicemente diciamo gli uffici di management, non semplicemente il management o gli uffici di engineering, se la fabbrica del Novecento chiedeva ai propri lavoratori tempo,
ci chiedeva sostanzialmente 8 ore del loro tempo per svolgere delle mansioni prefissate, la fabbrica contemporanea, la fabbrica digitale non chiede questo. Chiede condivisione dei progetti, partecipazione al progetto, chiede di mettere in gioco la propria intelligenza dentro un progetto efficiente, non strampalato, naturalmente non confuso, ma efficiente e condiviso. Ora, tutto questo, per chi ha frequentato, per chi si è occupato di Lean Manufacturing, per chi si è occupato di sistemi di innovazione organizzativa e dell'organizzazione snella, suoni assolutamente familiare, perché è un modo con cui si costruiscono i sistemi di produzione contemporanea, intelligenti, flessibili, proattivi, capaci di coevolvere, cioè capaci di rispondere in maniera molto più snella del passato ai cambiamenti del mercato. La ricerca che sta dietro questo libro, che è una pubblicazione sintetica di un lavoro durato quasi 2 anni, è uno studio che abbiamo avuto la fortuna di poter realizzare andando a visitare grandi fabbriche, più una più piccola. Siamo andati da grandi player, le teste di filiera di molte filiere di produzione, molto ci siamo occupati di trasporti, per esempio. Siamo andati a vedere, per dirvi, i cantieri navali di Monfalcone, abbiamo visto a Savigliano come si costruiscono i Frecciarossa. Siamo andati ad Avio, in più stabilimenti di GE Avio, a vedere sia quelli in cui si costruiscono palette per turbine con l'additive manufacturing, caso diciamo detto pluricitato, sia quelli più tradizionali dove si fanno ingranaggi e pezzi col machining, cioè quindi con le tecnologie più tradizionali. Siamo andati in moto, abbiamo visto come si costruiscono automobili, motociclette, ci siamo occupati di grande logistica, eccetera. Ci siamo anche occupati di un'impresa più piccola, che però anch'essa è una multinazionale tascabile, che sta a Revello, quindi è nella tranquilla provincia cuneese, e produce macchine spargisale e spazzaneve. L'impresa si chiama Giletta ed è parte di un gruppo svizzero che è il gruppo Bucher. Questa Giletta è una piccola impresa da 300 persone che è assolutamente un leader mondiale nella costruzione di questi spargisale. Quindi potete capire che il modo con cui produce gli spargisale la Giletta, il modo con cui si produce la singola nave da crociera o il modo con cui si produce le motociclette Ducati o la Maserati in serie sono modelli della produzione radicalmente diversi e sono modelli di impresa radicalmente diversi. Eppure tutte queste imprese avevano pezzi più o meno sviluppati, più o meno avanzati, più o meno approfonditi su un aspetto o su un altro, ebbene avevano pezzi di industria 4.0, cioè pezzi di manifattura digitalizzata. I processi produttivi non solo erano intelligenti, sono intelligenti perché sono organizzati con raziocinio, ma dentro questi processi produttivi relativamente snelli o molto snelli, la tecnologia digitale svolgeva un ruolo veramente molto importante per renderli concreti e realizzabili. Questa tecnologia digitale, e qui passo la palla, è polarizzabile in due grandi tipi: quella disruptive, cioè quella che costruisce fabbriche e costruisce luoghi della produzione pazzescamente diversi. Immaginate cosa voglia dire produrre oggetti in metallo con l'additive manufacturing invece che con la fusione e il machining. Ed è un tipo di tecnologia che si porta dietro un tipo di riflessione, un tipo di organizzazione. Ma poi c'è un'altra tecnologia, molto più, in realtà, di cui si parla molto meno perché è meno vistosa, ma che è molto più consueta ed è molto più applicabile a casi di impresa più piccoli, a casi di impresa oppure a casi di impresa che lavorano su commessa e non in serie, che è una tecnologia, per così dire, low tech, che introduce importanti elementi di digitalizzazione nei processi, non per costruire da nuovo un modello produttivo, ma per trasformare dall'interno dei sistemi di produzione che sono novecenteschi e che devono diventare qualcos'altro. Passerei a questo punto, però, siccome tutto questo ha delle implicazioni sia sul piano della tecnologia digitale che scegli, sia sul piano delle competenze che generi,
dentro le imprese. Finiamo questi pochi minuti di posizionamento, passo il microfono a Tatiana Mazzali, che così può approfondire con voi magari questo aspetto. Grazie. Sì, magari aggiungerei, Annalisa, se sei d'accordo, due parole sulla strutturazione del libro, no? Questa è, diciamo, Annalisa ha raccontato l'impianto e la ricerca, come questo impianto scende poi nell'indice di questo libro, che nasce con un obiettivo divulgativo, infatti è stato preceduto da un rapporto di ricerca estremamente più esteso, ma a un certo punto ci siamo resi conto che c'era proprio una voglia anche di trovare una comunicazione divulgativa su questo tema, e quindi il libro si, diciamo, troverete un bellissimo viaggio iniziale che ha scritto proprio Annalisa, che è anche giornalista come professione, quindi ha, come dire, la capacità innata di raccontare, di costruire uno storytelling che su questo tema mancava, e questo viaggio iniziale racconta le storie di imprese, di tutte le imprese che abbiamo incontrato fisicamente. È stato un viaggio etnografico, per utilizzare qualche termine della ricerca. Noi abbiamo camminato insieme ai responsabili della produzione in questi luoghi di produzione, quindi all'inizio trovate questo storytelling di tutte le imprese incontrate, e poi incominciano delle verticalizzazioni più di ricerca, più analitiche, una assolutamente dedicata all'organizzazione, una dedicata ai temi del lavoro e una dedicata appunto alla parte di cui poi mi sono più occupata io personalmente, su cui magari spendiamo 5 minuti se vi va, e che è stato chiamato la persona 4.0. quindi questo tema a cui faceva accenno Annalisa, un punto di vista che abbiamo voluto, perché lo abbiamo incontrato e quindi abbiamo voluto restituirlo, è che Industria 4.0 non è solo tecnicalità, è un modello culturale che ha degli elementi che percorrono trasversalmente territori e settori e dimensioni della nostra vita. Quindi dedicare un capitolo e chiamarlo Persona 4.0 aveva proprio questo obiettivo di alzare l'analisi, cercando di rintracciare quei fili rossi che fanno sì che un'innovazione tecnologica non sia solo una tecnicalità dentro a un dominio specifico, ma che faccia parte di un cambiamento culturale e sociale più ampio. Quindi il capitolo di cui poi io mi sono occupato di più è questo, anche perché io sono un sociologo della comunicazione, quindi mi occupo del rapporto tecnologia e società, e quindi ho questo punto di vista. Se vi va, scendiamo un po' più nella verticalizzazione di questo tema, o vogliamo lasciarlo proprio alle domande? No, chiedo al conduttore. No, mi faccio guidare dal conduttore. Il conduttore si è già un po' distratto. Si è già distratto, no, quindi l'abbiamo già annoiata morta, questo non va bene. No, io farei una carrellata, così magari fra qualche minuto cominciamo magari. Va bene, un po' il dibattito. Allora, appunto, la chiave di volta per leggere l'innovazione tecnologica digitale all'interno di questo modello, Industria 4.0, in queste fabbriche viste, è stato appunto quello a cui già accennato Annalisa, cioè quali sono gli elementi di continuità tra la cultura digitale che rintracciamo nella società e la cultura digitale che sta dentro questo paradigma estremamente tecnico dell'Industria 4.0. Il filo rosso sta negli strumenti utilizzati, che sono appunto strumenti per la comunicazione interpersonale, cioè nel momento in cui in catena di produzione entrano i media, entra uno strumento di comunicazione interpersonale, cioè non entra uno strumento funzionale allo svolgimento di una mansione, ma entra uno strumento che è un ambiente di comunicazione, alla quale noi siamo abituati nella nostra vita quotidiana fuori dalle mura della fabbrica. Ecco perché nel nostro libro noi preferiamo usare il termine media, se vogliamo dirlo all'americana o alla latina, digitali piuttosto che ICT, perché ICT ha il suo portato, come dire, anche semantico di tecnologia strumentale per lo svolgimento di funzioni, Information Communication Technologies. Media invece è una parola che ha semanticamente l'idea
dell'ambiente di comunicazione. Noi sappiamo bene, siamo tra giovani, io di fronte a me, ma anche noi siamo giovani in un certo modo, non saremo nativi digitali, ma ormai gli strumenti di comunicazione digitale fanno parte, entrano nelle nostre tasche quotidianamente. Siamo abituati, diciamo, a concepire questi strumenti come dei luoghi da abitare e soprattutto dei luoghi dove scambiamo comunicazioni con altri esseri umani. Quindi cambia notevolmente la nozione di rapporto uomo-macchina. Nel momento in cui il rapporto uomo-macchina, e adesso ritorniamo alle fabbriche, è mediato da strumenti che sono ambienti di comunicazione, che quindi sono naturalmente portati a scambiare informazioni tra le persone, non solo tra una macchina e un uomo. Quindi questo elemento è determinante. Per comprendere quanto cambia il rapporto uomo-macchina, quindi diciamo lavoratore, processo di produzione, nel momento in cui questo rapporto è mediato da ambienti di comunicazione più che da strumenti funzionali a svolgere una mansione, e poi insomma il lavoro del ricercatore è stato questo, andare a vedere la specificità di questa mediazione. Nel libro trovate un lungo approfondimento su che cos'è l'agency digitale. Agency è una parola, per chi si occupa di sociologia della comunicazione, nota grazie al grande sociologo Bruno Latour, che ha definito appunto le specificità delle tecnologie digitali della comunicazione e come cambiano le relazioni tra persone e società. Nel senso che le tecnologie hanno un loro portato che danno forma alla relazione uomo-macchina. Se volete scendo in dettaglio, le affordance e l'agency digitale di Bruno Latour, noi l'abbiamo visto rintracciato in queste fabbriche e ci sono alcuni asset precisi in cui prende corpo. Quando parliamo di agency digitale parliamo ad esempio della natura processuale degli strumenti digitali. Cosa significa natura processuale? Significa che l'operatività che si mette in moto nella relazione uomo-macchina attraverso questa mediazione digitale si sostanzia in processi aperti e non chiusi. Quindi il lavoratore non svolge delle mansioni chiuse, ma è all'interno di un processo continuamente variabile, perché la tecnologia digitale ha questo elemento di variabilità, processualità e variabilità. Allo stesso tempo quello che viene ridefinito nella relazione uomo-macchina è l'automatismo. Allora, l'automatizzazione è un grande tema della relazione uomo-macchina nei processi produttivi. Bene, l'automatismo nella fabbrica 4.0 è proprio uguale all'automatismo degli anni 80-90 delle fabbriche automatizzate? No, perché i media digitali non mettono in moto automatismi chiusi ma automatismi aperti. Quindi c'è un grado di apertura che rende l'automatismo delle fabbriche 4.0 un automatismo aperto, perché ovviamente sono processi che devono essere sempre più flessibili, sempre più versatili e via dicendo. Un altro elemento invece che dalla cultura digitale dei media digitali abbiamo rintracciato nelle fabbriche 4.0 e a cui faceva cenno Annalisa è l'elemento della partecipazione. Allora, noi siamo abituati nei media digitali a essere degli utenti al centro, no? Processi di comunicazione digitale pongono gli utenti al centro dei processi. Nella fabbrica 4.0 questa idea della persona al centro la rintracciamo nella figura del lavoratore proattivo, ma anche nella figura anche nel modello della produzione consumer centric. Io non entrerei in dettaglio perché diventa, come dire, sono verticalizzazioni molto analitiche che preferirei lasciare alle domande l'approfondimento. No, posso dire solo, sì, faccio un esempio pratico che vi fa vedere un caso pratico in cui troverete tutto quello che abbiamo cercato di dire analiticamente dandoci un tono, perché siamo pur sempre dentro un'università importante. Vi faccio questo esempio. Allora, a Savigliano c'è questa fabbrica che produce pendolini, che è l'Alstom, è uno dei tanti stabilimenti dell'Alstom, molto importante, uno dei più importanti in Italia, perché è appunto un posto del manufacturing. Savigliano è una fabbrica antichissima, quindi è una fabbrica vera, c'è cioè una fabbrica che sembra una fabbrica, con i capannoni, le grandi volte, eccetera. È però anche un posto in cui dovete sapere che tradizionalmente i treni
si producono come oggetti artigianali, si sono sempre stati prodotti come manufatti artigianali, cioè le maestranze che producevano il treno erano veramente le maestranze di fabbrica, quindi non degli uffici tecnici, erano persone abituate a costruire un treno quasi senza disegno. Era talmente vero che delle volte i disegni arrivavano dall'engineering al manufacturing dopo la costruzione del treno, o comunque arrivavano imperfetti, perché questi blue coral avevano l'esperienza del treno, avevano imparato dagli errori, erano stati a bottega magari 5-6 anni per imparare a svolgere la loro mansione. Peraltro il treno era veramente, come anche le navi ancora oggi, era veramente un oggetto artigianale, con i falegnami, con gli elettricisti, eccetera. Allora, questo modello industriale è un modello che non può reggere in un mercato come il nostro, perché dovete sapere che se fino a 5-6 anni fa era consentito all'Alstom di trascorrere 4-5 anni dalla firma del contratto di fornitura del treno alla consegna del primo treno del lotto, adesso l'Alstom non ha più di 12-13 mesi. Quindi questo significa che hanno dovuto, l'unico modo per consentire di tagliare questi tempi della progettazione era quello di tagliare, naturalmente rendere molto più efficiente il progetto, era quello di reingegnerizzare tutta la concezione del processo. Che cosa hanno fatto? Hanno digitalizzato. Il treno non è più disegnato, non è più disegnato neanche al CAD, che praticamente è un tecnigrafo elettronico, ma viene disegnato in un ipertesto, in un master 3D, infatti loro lo chiamano master, quindi in un ipertesto tridimensionale, che non è solo il disegno del treno, naturalmente ha significato anche che gli uffici degli engineering, gli uffici, diciamo i reparti del management sono diventati molto più grandi, molto più gonfi di professionalità rispetto a quelli del manufacturing, perché il valore aggiunto del lavoro della fabbrica si è spostato ai piani alti e non più ai piani bassi dove era stato fino a qualche anno prima. Allora questo master viene disegnato, questo ipertesto colossale viene disegnato in maniera tale da integrare l'intera fabbrica, cioè si integra l'intera catena del valore, per cui non solo viene disegnato tutto all'inizio e i disegni vengono mandati in maniera ordinata agli uffici, ma questo master serve per esempio a gestire l'ufficio acquisti, a fare le distinte base, serve addirittura a costruire i cataloghi della manutenzione del treno, cioè il manuale d'uso come quello del televisore LG che ci compriamo allo store, che ci viene consegnato nel momento in cui ci si consegnano le chiavi del treno. Genera per esempio questo master delle indicazioni che vanno alla scuola progetti speciali, che è una scuola che sta dentro i reparti e che addestra continuamente alla manualità i blue collar che fanno le operazioni più complesse, per esempio più delicate, per esempio i saldatori. Mansione difficilissima nella costruzione di questo tipo di oggetti, ma per esempio questo master riempie di contenuti una sala di realtà virtuale in cui tu entri con gli occhialini come se fossi al cinema tridimensionale e questo ti consente di entrare fisicamente dentro il treno. Attenzione, perché questi non sono giochi. Entrare fisicamente dentro il treno è per esempio un modo per verificare a monte una serie di necessità processuali legate al montaggio. In pratica è una virtualizzazione del processo che ti consente di anticipare l'errore di montaggio, di correggere la procedura, i colli di bottiglia, eccetera, e consente anche di addestrare i manutentori prima ancora che il treno sia fisicamente visibile. Questo è un esempio pratico di cosa significa introdurre delle tecnologie mediali dentro dei processi di manufacturing che stravolgono completamente l'impianto concettuale della fabbrica. Bene, grazie per la... No, ma il microfono penso che non serva, perché sì, ci rende più... Facciamo un applauso alle due autrici. Il lavoro specialmente è la ricerca, perché è quello che... Ma serve il microfono? Sì. Ah, serve per la registrazione. Quindi si è persa tutta la mia introduzione. No, perché c'è già sufficiente. No, grazie. Poi viviamo in maniera un po' informale noi queste mattinate. Da questo punto di vista io vi ringrazio anche perché ho colto interessanti spunti.
che però magari mi tengo per una seconda battuta. Penso che proprio nella natura di un'università ci stia il fatto il più possibile di tenere aperte le finestre, e vi ringrazio proprio perché secondo me ci state aiutando ad aprire le finestre su un tema sensibile, istituzionalmente sensibile. Da questo punto di vista, il fatto che ci siano due colleghi della scuola di ingegneria che possono in qualche modo reagire, avendo sia letto il libro che ascoltato i vostri commenti, mi è particolarmente utile. Credo che un altro tratto distintivo di un'università sia la varietà, perché la varietà è una ricchezza di grande significato nell'elaborazione del pensiero, ma soprattutto nel tirar fuori delle indicazioni, virgolette, per le nostre imprese, per la crescita del nostro mercato del lavoro, perché questo è un tema che sotto sotto aleggia, capito quello che voi dite? Io intravedo un'evoluzione del mercato quantitativa del mercato del lavoro, e questo è un tema non banale. E da questo punto di vista il professor Mari, più vicino, se posso dire, al mondo anche delle tecnologie abilitanti, il professor Noè più vicino al mondo, diciamo, dei processi produttivi della fabbrica, ma come vi accennavo, il fatto che ci siano evidentemente scuole diverse dentro la nostra scuola di ingegneria la considero una grande ricchezza, soprattutto perché va vista in prospettiva, no? Rispetto alle sfide, quindi non so.